Benvenuti a 7x5, il videogiornale di Prima Pagina, le principali notizie degli ultimi 7 giorni in 5 minuti, partendo dalla cronaca. Con lo scandalo della truffa sui soldi della ricostruzione del terremoto del maggio 2012, il comando provinciale della Guardia di Finanza di Modena ha eseguito infatti 9 provvedimenti cautelari personali e sequestrato un patrimonio immobiliare e mobiliare stimato sui 4 milioni e 300 mila euro nei confronti di persone a carico delle quali è ipotizzata l'appartenenza all'associazione a delinquere finalizzata alla truffa ai danni dello Stato per avere percepito indebitamente disponibilità riconosciute dallo Stato, appunto causa terremoto. A finire nei guai sono stati membri di un'associazione a delinquere che avrebbe truffato lo Stato per ben 6,5 milioni di euro, percependo indebitamente i contributi. E ora andiamo a Vignola per gli sviluppi di un altro grave fatto di cronaca in settimana. Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere Cristina Pancaldi e il marito Fabio Rasponi, accusati di aver assoldato 2 sicari per uccidere il padre di lei, Luciano Pancaldi, di 74 anni. L'agguato risale al 19 novembre scorso in centro a Vignola. Il giudice per le indagini preliminari li ha sentiti per l'interrogatorio di garanzia nel carcere di Sant'Anna, dove sono rinchiusi dopo l'arresto avvenuto dopo 4 mesi di indagini. Per i carabinieri, i due avrebbero assoldato 2 sicari in cambio di 20.000 euro, Salvatore Vascoli e Rosario San Basile, finiti anche loro in carcere. Luciano Pancaldi, pur colpito da 9 coltellate, sopravvisse. All'origine del tentato omicidio, una questione di eredità. Intorno alle 10 di lunedì mattina, i carabinieri del nucleo operativo di Modena, su mandato della procura, si sono presentati in comune a Finale Emilia per sequestrare una serie di documenti e materiali informatico, interrogando alcuni indagati, in tutto una decina. Il sindaco Fernando Ferioli, che proprio sabato scorso aveva incassato l'appoggio del PD per la ricandidatura alle amministrative del 5 giugno, insieme agli assessori Angelo Daielle, Fabrizio Reggiani ed altri 8 dipendenti comunali, risulta indagato per abuso d'ufficio e falso ideologico in atto pubblico. Risentiamo le prime parole pronunciate dal sindaco Ferioli dopo l'incontro con gli indagati. Allora, adesso ci sono delle indagini per rispetto, appunto, io rispetto chi fa le indagini, sono delle indagini in corso a livello amministrativo, visto che io pongo massimo rispetto in chi è coinvolto e soprattutto gli enti che sono coinvolti che hanno fatto inizio, quindi io aspetto e attendo di capire meglio la situazione. Chi è coinvolto? Ho detto attendo e aspetto di vedere la situazione. In settimana l'ampia pagina di sport è culminata sabato con le sfide del calcio di Modena, Carpi e Sassuolo, è iniziata con anticipo, ovvero con le parole sciocche del coach di HL Modena, Angelo Lorenzetti, che ha deciso di lasciare squadre d'incarico alla fine del campionato e lo ha fatto convocando una conferenza stampa. In questo periodo, insomma, non ho trovato spunti che mi facessero cambiare la direzione che avevo pensato. E quindi insomma la natura di DHL del prossimo anno non sarà più Lorenzetti. Ed ora in 30 secondi le prime pagine della settimana. Ed è tutto per 7x5, il videogiornale di Prima Pagina con le principali notizie della settimana in 5 minuti, che trovate anche sul nostro sito, sulla nostra pagina Facebook e sul canale YouTube e direttamente sul quotidiano, puntando il vostro smartphone sul QR di questa immagine. Dalla redazione l'augurio di una buona settimana.